Dal padiglione 6 della Maker Faire European Edition, stand Sanofi e Genzyme. Stiamo incontrando i finalisti della Make to Care, del contest che va oltre la disabilità, centinaia di candidature, 13 finalisti, tra i 13 c'è anche Luca Braida. Buonasera a tutti. Ciao Luca, benvenuto, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, il centro di eccellenza di Genova, guidato da Roberto Cingolani. Luca ha presentato tra i 13 progetti finalisti Glassys. Ci racconti questo progetto, Luca? Sì, Glassys è un progetto finanziato dalla Regione Liguria, a cui oltre IT partecipano anche aziende genovesi, l'Università di Genova, aziende del territorio genovese, centri di riabilitazione, quindi è un bel esempio di collaborazione tra accademia, impresa e utenti finali. E in più ha usato fondi della Regione Liguria, quindi è un bel esempio di località. Lo scopo del progetto è quello di progettare e realizzare un ausilio alle protesi acustiche. Quindi si cerca di migliorare quella che è la tecnologia che oggi viene usata da potenzialmente da 7 milioni di persone, in realtà è una frazione quella che usa potenzialmente questa tecnologia. Ed è una tecnologia fantastica, ma che ha alcuni limiti. Nella fattispecie, molte persone che hanno le protesi acustiche si trovano in un ambiente come questo, un ambiente fieristico, e non riescono a capire da dove vengono i suoni, non riescono a gestire delle conversazioni in cui ci sono più persone che parlano contemporaneamente, e quindi di fatto a volte se le tolgono. È una situazione paradossale. E noi con Glassys vogliamo porre rimedio a questa situazione gravosa, e abbiamo costruito un paio di occhiali, che sono degli occhiali intelligenti, che fanno una cosa abbastanza semplice, cioè si comportano come una lente acustica, cioè amplificano i suoni di più laddove si guarda. Quindi leghi di fatto un senso all'altro e cerchi di rafforzarlo. Sì, in pratica la persona che desidera intrattenere una conversazione con una persona la guarda, certo, e la voce dell'interlocutore, certo, viene amplificata in modo normale. Ma se a questo punto si gira la testa e non si guarda più la persona negli occhi, ecco che il suono di questa voce automaticamente si abbassa. Quindi sono io che decido la sorgente sonora che voglio ascoltare in quel momento. Se tu arrivi da un istituto che di fatto è un'eccellenza italiana riconosciuta anche all'estero, lavora spesso su materiali come nanotecnologie, strumenti di innovazione per migliorare la qualità della vita, e Cingolani ci racconta come si rivolga anche a una popolazione sempre più matura, un prodotto come Glassys in realtà ha un mercato, ahi noi, potenziale molto, molto elevato. Avete pensato a un target utente in particolare? Sì, ci stiamo naturalmente pensando, visto che questa è la vocazione dell'istituto. Il mercato potenziale, come dicevo prima, è quello di 7 milioni di persone in Italia che soffrono di ipoacusia. Nel mondo sono 350 milioni. E tra l'altro le persone, prima di accettare di usare una protesi acustica, sono un po' sono scettiche, un po' non vogliono magari ammettere di avere una mancanza. Tutto ciò che la tecnologia consente per consapevolizzare la persona sul fatto di migliorare la propria possibilità di comprendere il parlato, dà più fiducia, perché una protesi acustica deve essere perfetta, non deve isolare socialmente in certe situazioni, e questa è responsabilità della tecnologia. Ti chiedo, ma forse la risposta ce l'hai già in parte data, qual è la tua personale formula dell'innovazione nel campo della salute, nell'health? La mia formula si lega moltissimo a quello che è il progetto Glassys. Le tecnologie, in particolare quelle per la disabilità, vanno personalizzate. Non si può pensare di avere uno stesso oggetto che aiuti tutte quante le persone. Siamo tutti diversi, ogni persona che ha delle mancanze sensoriali le ha in modo tutto suo e speciale. Quindi tutto quello che va fatto deve essere in qualche modo un po' programmabile, che è esattamente quello che noi abbiamo fatto in questo progetto. Abbiamo creato un ausilio all'ausilio
ma che è completamente programmabile, e questo apre la strada alla personalizzazione della, dei dispositivi assistivi. Grazie, grazie Luca per averci presentato Glassys, la personalizzazione di un mondo della tecnologia che deve essere poi di fatto a misura dell'uomo. Sempre. Grazie. Grazie.